Evviva, evviva, Ugo il più simpatico ed allegro re del judo. Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento nella palestra, che lo temono già. Sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, tu vorrai che il judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara. Oggi tu sei piccolo, ma un grande re vedrai, cintura nera Ugo tu sarai. Evviva, evviva, Ugo, il più simpatico ed allegro re del judo. Questo è il terzo tiro di Miss Erika. Vai! Un colpo davvero stupendo! Com'è brava, è sicuramente la più forte di tutti. Ho deciso che comincerò anch'io a giocare a bowling. Non riesco a capire perché ti interessi tanto un gioco così sciocco. Ma io vado a fare un bel sonnellino. Neanche per sogno, verrai con me a giocare a bowling. Kiko? Salve ragazzi, avete visto che beve bella giornata? Perché sei venuto qui, Zippo? Guarda, Kiko, mio padre mi ha regalato un completo da bowling. E non è finita. Mi ha anche dato questi biglietti. Sono due inviti per entrare al circolo che hanno appena costruito. Vuoi venire con me? Sarà divertente. Mi dispiace, già impegnata. Certo che verrò, adoro il bowling. Hai visto, miau miau? Sì, questa volta Zippo ha fatto centro. Naturalmente tu vieni con noi, vero Ugo? Che cosa, io al circolo? No, preferirei di no. Lascialo stare, tanto non potrebbe mai imparare il bowling. È uno sport ad alta classe, mentre lui non sa far altro che menare le mani. Certe cose non si possono pretendere da uno zoticone come lui. Adesso basta, non ti permetterò più di insultarmi. Forza, andiamo al circolo, così vedremo chi è lo zoticone fra noi. Cosa aspetti? Muoviti, è il tuo turno adesso, vai! Cosa? Tocca a me di sicuro? Aiutami, miau miau, secondo te quale dovrei prendere? Ma è chiaro, devi usare la palla più adatta al tuo peso e alla tua potenza. Già, vediamo un po' quella che fa per me. Ah, eccola qui, l'ho trovata. Oh. Allora, perché non la tiri fuori? Scusa, ma la palla da bowling è morbida. È durissima e poi ha tre grossi buchi. Qui non ci sono buchi. Che cosa? Non ha buchi? È morbida e senza buchi. Qualcosa non va. Oh, leva la mano. Insomma, mi vuoi spiegare che cosa succede? Guarda bene. Non era una palla da buchi. Non volevo venire. Avresti fatto bene, ma ormai ci sei e devi giocare. Su. Forza, Ugo! Fai uno bello strike! Certo, vedrai che tiro. Sembra molto sicuro, eppure credo che non sappia giocare. Là! Oh no, aiutatemi! Ugo! Oh!
Che disastro! Adesso ti spiego come devi fare, eh? Guarda, 1, 2, 3, 4 e poi tiri. Chiaro? Sì, ho capito, non mi sembra difficile. Sapete, questo gioco comincia a piacermi. Allora, 1, 2, 3, 4 e... Ma sono ancora troppo lontano per tirare. Sciocco, hai dimenticato che hai le gambe corte. Meglio avere corte le gambe che il cervello. Questa volta ce la farò. Devo cercare di fare i passi più lunghi. Ora tocca a me. Mi è venuta una bella idea. Lasciami, non sono una palla. Zitto, buono, vedrai. Fermo, stai fermo. Miau, miau. Naturalmente adesso ti sentirai spiritoso e intelligente. Ma cosa dici? Non l'ho fatta mica apposta. Ugo, vieni qui. Oh, poverino, come starà? Oh, che disastro! Come palla da bowling, miau miau, non è un granché. Non ridere sulla mia disgrazia. Zippo l'ha fatto apposta, ne sono sicuro. Che bello scherzo. Vediamo. Questa palla non va. E neanche quella. E questa qui neppure. Non ce n'è neanche una che vada bene per me. Aspetta un momento, Ugo. Andrò io a cercare la palla adatta. Vediamo da questa parte. Giusta. Ugo, l'ho trovata! Forza, mancano soltanto 5 bombe. Allora finiamo e poi andiamo a casa subito. Come mai ne sono rimaste solo 4? Dove sarà finita la quinta? Non lo so, ma poco fa era qui. Allora? Scusa se ti ho fatto aspettare, con questa farai strike. Ehi là, come leggera, è quello che ci voleva. Miau miau, però c'è un piccolo problema, non so come tenerla, non ha neanche un buco. Eccola là! E allora che facciamo? Aspetta! Ho scommesso 2 tratti che questa volta farai strike. Chi ha avuto l'idea di mettere un disco? Sembra questo il momento di ballare. Quello che hai in mano è una bomba. La bomba! Dai, Ugo, quella è... moriremo, lo so! Scappiamo! Cos'è questa confusione? Cos'è? Aiuto! La bomba! Una bomba? Ah no, fuggiamo! Mantenete la calma! Corre, cosa sta succedendo? Spingermi! No! Calma! Ehi, non spingete! Ho detto di non spingere! Situazione delicata, nessuno osa avvicinare il ragazzo. Mi è venuta un'idea, smetterà di ballare se gli mettiamo 2 tappi nelle orecchie. Hai forse deciso di farmi da cappello? Attento, Ugo, non far cadere la palla! Non ti sento, parla più forte! È vero, gli ho messo 2 tappi nelle orecchie. Ehi!
capito, hanno smesso tutti di giocare per seguire il mio tiro, sono una vera celebrità. Anche la televisione mi sta riprendendo. Oh, ma allora sono un vero campione. Non sento quello che dice Kiku, ma sicuramente vuole incoraggiarmi. Come sono commosso. Raga, mi sento! Signore e signori, sono commosso per l'attenzione che mi concedete. Vi prometto che farò del mio meglio per ripagarvi del vostro entusiasmo. Colgo l'occasione per pregare i signori cameraman di riprendermi di profilo, possibilmente dalla parte destra, ecco. Ugo non ha capito la gravità della situazione. Non mi sono mai sentito tanto osservato come oggi. Beh, si sa, la celebrità e i suoi inconvenienti. Ora tiro! Oh no! Tirerà, fermatelo! Uno, due, tre! Oh, già, dimenticavo! Prima di tirare bisogna lucidare la palla. Ora sono pronto. Uno, due, tre e quattro. Le storie dei marinai mi commuovono sempre. Amano il loro lavoro anche se li costringe a stare lontani dalle mogli. Ma è naturale che amino il loro lavoro, è così avventuroso e affascinante. Fare il marinaio è sempre stato il mio sogno, quella è la vita per me. Affronterei senza timore le più terribili tempeste e riconoscendo il mio coraggio mi nominerebbero subito capitano. So di darti un grosso dolore, ma devo seguire la mia strada. Per questo partirò. Non dimenticarmi. Quando tornerò ci sposeremo. Oh, è terribile! A quale ragazza sarà indirizzata la lettera? Ma sì, deve essere lei. Ugo non mi ha mai parlato di questa odiosa signorina. Cattivo, non ci si comporta così. Non saremo più amici. Ehi, Kiku, cosa ti prende? Guarda, papà, Ugo è scomparso lasciando solo questa lettera. Fammi vedere cosa dice. Non è molto importante, ma credo che stesse per spedirla a questa bella signorina. Non preoccuparti, non mi sembra possibile che Ugo abbia una ragazza così bella. Ma io non mi preoccupo, anzi, spero che non torni mai più. Forse sarai accontentata, effettivamente potrebbe non tornare più. Stavo scherzando. Ugo tornerà, no, è molto coraggioso, quindi una volta deciso andrà fino in fondo. Kiku, muoviti, raggiungilo e portalo indietro, vai.
Sì, sì, vado subito. Spero che non sia già troppo lontano. Ehi! Oh, cosa sta succedendo? È la prima volta che Kiko mi cammina sopra. Temo che si trovi in un guaio serio. Devo seguirla, potrebbe avere bisogno di me. Eccomi. Questa barca fa solo una piccola escursione, ma è meglio di niente. Perché Kiko è così in ritardo? Dovrebbe venire a salutarmi. Forse non ha ricevuto la mia lettera. Il traghetto partirà tra poco. Si pregano i passeggeri di salire a bordo. Ti prego, vieni, corri a salutarmi, altrimenti la mia partenza è inutile. L'espresso 257 in partenza al binario 9. Speravo proprio che fosse qui, ma mi siederò e aspetterò un pochino. Forse arriverà. Dato che Kiko è innamorata di lui, Ugo potrebbe fare qualcosa di meglio che scappare via. Ehi, Kiko, sei molto innamorata di lui. Smettila di dire sciocchezze. Dirlo, sono tua. Eppure le avevo lasciato la lettera. Ora sono sicuro che non mi ama. Il cuore mi sanguina. Signori e signori, vi diamo il benvenuto a bordo della nostra nave. Abbiamo iniziato il giro turistico. Per creare l'atmosfera metteremo un po' di musica. No, per carità, togliete quel disco! Marinaio dovrebbe saper nuotare e io invece ho paura dell'acqua. Ugo? Ma? Scusami tanto, non ti avevo visto io. Cosa hai fatto? Come mai sei tutto bagnato? Io bagnato? No, sono solo un po' umido. Dov'è Kiko? Non ne sono sicuro, ma credo sia andata alla stazione per assistere alla tua partenza. Può darsi che sia ancora lì. Allora è venuta, questo vuol dire che mi vuole bene, oh. Kiko! Kiko è alla stazione! Devo raggiungerla subito, ma così non è possibile, lei sarà stanca ad aspettarmi, devo fare in fretta, devo cambiare... Oh, questi ragazzi cominciano a preoccuparmi. Kiko, sto arrivando, aspettami, ti prego, non te ne andare, arrivo! Basta così, ci rinuncio. Non mi importa qualunque cosa succeda, Ugo. Dai, miau miau, torniamo a casa, su. Oh, sbaglio quel semaforo che si sta avvicinando, Zippo! Zippo! Oh, Kiko, Kiko, sei venuta per vedermi partire. Beh, veramente io. Grazie, è il più bel momento della mia vita. La felicità mi fa sentire leggero. È come un uccellino. Che sciocco, vorrei dirgli un lavoro un taglio. A proposito, dove stai andando? Stai tranquilla, non è un lungo viaggio. Andiamo qualche giorno a Inoka da Paparenti per partecipare a un matrimonio. Bene, divertiti. E certo, e per ringraziarti di essere venuta qui ti porterò un bel regalo. Anche a me, vero? E stai zitto. Oh, non lo sopporto, è disgustoso quest'uomo. Arrivederci. Cos'hai, zitto? Sto soffrendo molto, e perché è doloroso allontanarmi da te. Lui starà soffrendo, ma anche io non scherzo. Il treno espresso per Inaka è in partenza al binario 5. Wow, Zippo, vieni dentro. E Kiko, ti ringrazio ancora per essere venuta. Mi hai molto commosso, veramente. Se Ugo vedesse questa scenetta disgustosa, si arrabbierebbe molto. E dove si sarà cacciata, Kiko? Allora, ciao. Spero che tu ti diverta al matrimonio. Ti ringrazio, mi divertirò sicuramente, ma vedrai, non ti farò aspettare troppo. Tornerò da te al più presto possibile. Quindi mi raccomando, sii paziente. Aspetta, il colletto messo male. Come sei gentile, cara. Arrivederci.
Sono disperato perché la vita è così brutta. Kiko non era venuta per me, ma per quell'odioso di Zippo. Beh, possiamo andare a casa, miau miau. Va bene. Non credevo che Ugo fosse così sciocco. Ehi, sciocco sarai tu. Io sono soltanto un povero ragazzo che nessuno ama. Papà, papà. Ciao Kiko, perché sola? Come mai Ugo non è con te? Beh, non sono riuscita a trovarlo alla stazione. Molto strano, è passato di qua e ha detto che ti avrebbe raggiunta. Ne sei sicuro? Non sarà andato lì perché voleva partire. Veramente sembrava che volesse vedere te. Ci sono, t'avrà visto con Zippo. Kiko, corri, vai a cercarlo, altrimenti si getterà nel fiume. Muoviti! Allora, cosa aspetti? Non vorrei che il povero Ugo si uccida per un malinteso. Visto? È una fortuna avermi come amico. E va bene, andrò anch'io a cercarlo. È una fortuna che non so nuotare, così annegherò subito. Ugo! 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 È Kiko, il mio amore! Oh, già, ma lei ama Zippo adesso, l'ho visto con i miei occhi, non ho più speranza. Ugo, perché stai scappando? Lasciatemi, vi prego, preferisco rimanere solo. Per quale motivo? Anche tu qui. Ugo! Ugo! Non riuscirete a convincermi, ho deciso. Addio! No! Ugo, fermati, Ugo! Salterò nel fiume senza paura. Ora! Qualcosa non ha funzionato. Oh, che disastro! Povero Ugo! Oh. Riuscita ad allontanarmi dal mio amore con una nave. Ricordati, Ugo, un marinaio non ha mai rimpianti. Ma è un pazzo. Già, è proprio sano di mente, non deve essere. Comunque non mi interessa affatto, con me ha chiuso. Sembra proprio innamorato di lei. Ma io l'ho già vista. È un'attrice, una grande stella del cinema. Sono stata una stupida. Non può essere la fidanzata di Ugo. E io ero gelosa di lei. Sei più pazza di lui. Formate proprio una bella coppia. Per mille calamaretti, quanto siete sciocchi. Sono disgustato. Sembra che Kiko non sia molto triste per la mia partenza. I marinai sono felici di partire solo nei film. Viva Ugo, il più simpatico ed allegro re del giugno! Hey! Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento della palestra, che lo temono già. Sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, Ugo, re del judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara.